Ne contesta l'utilità solo chi non l'ha mai avuta, mai usata e chi si aspetta che frigga. No, non frigge, ma ci fai tutto il resto senza sporcare pentole, senza accendere o preriscaldare il forno, senza scaldare casa, creare odori e soprattutto in metà del tempo. Taglia a tocchetti non troppo grandi le patate. Aggiungi del rosmarino fresco o qualsiasi altra erbetta aromatica a piacere, dell'aglio, pepe nero macinato fresco, sale. E un giro abbondante di olio d'oliva. Mescola il tutto e a questo punto potresti aggiungere anche del pan grattato per avere un effetto finale sabbiato. Butta tutto nel cestello e imposta la temperatura a 200 gradi, i tempi a 20 minuti. E a metà cottura gira e scuoti un pochino. Nel frattempo la friggitrice ad aria si sarà fermata. Non ti resta che rimettere il cestello dentro e attendere gli ultimi 10 minuti e che le patate abbiano raggiunto la doratura. E poi abbiamo finito. Facile, buon appetito!